Quando ti sei innamorato di questo mondo e quando hai deciso di voler iniziare a fare qualcosa di tuo? Allora, si comincia abbastanza presto, si comincia. Io ho cominciato, fa conto, selezionando musica già per gli amici alle medie. Ok. Quindi già lì mi chiedevano, insomma, Liste. liste di Ok. tracce. Io, cioè, il mio vecchio Pentium 3, Ok. scaricavo di tutto, un Risulta po' certo. in maniera fraudolenta. Come tutti. Però, insomma, poi riuscivo a fare queste selezioni musicali, alcune ci mettevo quello che mi piaceva a me, e invece in altre c'era già liste di amici e già le idee chiare, insomma. Certo. Da lì poi si è cominciato a organizzare qualche festicciola, ma sempre tra Tre amici. amici, sempre in dimensioni molto piccole. Ok. Poi comincio ad andare a ballare, a vedere un po' Ecco, più o meno di a che età DJs hai al iniziato ad andare giro. a viverti proprio il club? Allora, c'era il babbo di un nostro amico, ci portava al Tenax il sabato, perché poi c'aveva un suo amico che lavorava lì, e quindi riuscivamo ad entrare, insomma, appena fatti 18, Ok. Ok, subito le così. prime Sì, sì, volte, ok. sì. E quando è che invece ti ha affascinato la figura, no, del DJ? Perché comunque finora te scaricavi, no, musica per altri, per Sì. suonare, però proprio come ti sei vissuto il suonare per la prima volta? È stato bello, diciamo. Da lì poi Partito è tutto, ok. partito tutto, è partita la bambola. Poi, grazie anche al supporto di alcuni amici, cioè, insomma, persone che ho Ecco, nella conosciuto durante compagnia il c'avevi già delle percorso. persone che erano all'interno di questo mondo, che ti hanno coinvolto anche E loro, oppure... sento, le ho conosciute andando poi vivendo Firenze, Ok. diciamo, la città, i posti, lì poi fai i contatti e Ok. da cosa nasce cosa, ecco, andata Perfetto. così è andata. E ad oggi, non so se anche produci, oppure se solo... E Stai sto cominciando, cominciando a ok. Come produrre, vedi sì. l'idea, no, di creare comunque... delle tracce tue, quindi un viaggio tutto tuo, cioè ti piacerebbe un giorno avere una selezione tutta creata da te e Ma portare la tua idea, ecco. sì, certo. Parte da un'idea di suono, diciamo, che ho sempre cercato poi di tradurre nei DJ set, e piano piano l'esigenza di farla propria, quindi di produrre musica che Certo. segua quell'idea lì, è diciamo la cosa che mi ha Aumentato. portato ora a fare un percorso di studi legato alla tecnica audio per poi riapplicare tutta la produzione Ok, quindi proprio stai musicale, insomma. Sì, studiando come poter produrre la sì, sì, musica. sì, sì, sì. Ok, interessante. E invece che genere prediligi suonare? Allora, In quale ti rivedi non c'è un maggiormente? Non c'è. genere. Cioè, ci sta che in radio ti suoni roba non ballabile tranquillamente. Cioè, tanta selezione di musica che a me piace ascoltare proprio in generale. Cioè, Ok. l'idea di base è quella. Non hai, non ti puoi Solo roba che mi restringere. piace, che poi faccia ballare o no, insomma, dipende Ok. dalla situazione, ecco, Quindi in cui comunque, siamo. certo, in base al Molto vario, contesto. molto vario. Sì. Ok. Principalmente musica elettronica, chiaro, però poi sto ascoltando anche, ho sempre ascoltato tantissima musica degli anni 70, Ok, molto 80, freddo. via via, non solo elettronica, anche Ok. rock, psichedelia, Quindi influenze un po' di post-punk. vario tipo. Sì, Ok. assolutamente. Buono. Anche tutti i dischi che ho, non c'è un genere, ecco, non Ecco, c'è un il genere vinile come predominante. lo vivi? Cioè, è una cosa che segui, a cui stai dietro? Ah sì, ho cominciato a comprarli a 16-17 anni, i primi dischi, poi da lì non mi sono più fermato. Se non ora per studiare un po', Ok. Ok. E a livello di un po' di invece di tregua. suono, come ti vedi a suonare con i CDJ oppure con i vinili? No, io mi vedo ibrido, tutte e Ibrido. due, sì. Ora ultimamente sto facendo principalmente digitale, ma insomma, per questioni mie, ma l'idea è di portare fuori sempre sia un po' di dischi che un po' di Ok. musica in digitale, e ti dà la possibilità magari di suonare qualche promo, qualche traccia passata da un amico che Certo. produce, eccetera. Quello è un po' Ok. la cosa. E domanda un po' più particolare, se non avessi fatto questo, c'era un'altra strada che volevi percorrere, un'altra passione? Ah, O boh, hai avuto il subito pilota di questo? aerei. Il pilota dell'aereo. Ok. E coltivi poi anche altro, oltre alla musica, le tue passioni, non so, personali? Ma senti,
cioè, magari un solo, per forza non legata anche alla musica, no, ecco. No, certo, c'è, vabbè, la lettura in primo luogo, poi sì, non sempre legato alla musica, però certo, anche un po' come si muove la sociologia nei vari posti, dove poi nascono certi generi musicali, insomma, mi piace, okay, esplorare anche quegli aspetti lì, ecco. Bello. Quello è un po' il side, ecco. Certo, ok, l'altro lato. Sì, esatto. Okay. Esatto. E, invece il pubblico, quando vai a suonare, come ti vivi l'esperienza col pubblico? Cioè, sei una persona che fa tanta attenzione a come va la dance floor? Ah, sì, ti piace, sì, avere un pubblico più caloroso? Ma sì, fa piacere sicuramente, fa piacere, okay, vedere, insomma, ricevere calore. Ti motiva, certo, mentre suoni. Assolutamente, assolutamente. Okay. E quindi però non ti chiudi in una bolla, ecco, perché spesso mi ho sentito anche tanti DJ che appena mettono le loro tracce si isolano, no? Certo. Quindi magari perdono anche magari più il flow di quello, certo, che sta succedendo, certo, intorno. No, io cerco sempre di dare un occhio poi, okay, alla pista, a quello che succede, perché poi comunque sei lì per loro. Ti dà segnali, ecco. Sì, sei lì per loro, sei... Okay. Che poi siano venuti loro per te è un altro discorso, però, certo, di base... Stanno ballando con te. Di base, ma... esatto, sei lì per loro, okay, quindi... C'è un obiettivo, comunque un traguardo, no? Che magari ti sei posto mentalmente, a cui vorresti ambire o arrivare, oppure c'è già qualche progetto che stai seguendo? Allora, cioè, il mio, diciamo, la voglia è quella poi di riuscire ad avere un output proprio, quindi riuscire a stampare la musica che mi piace, produrre, okay, anche altri artisti, mi interesserebbe tanto. Tua. Sì, sì, okay, sì, sì, che magari non deve essere per forza mia, però insomma, qua un progetto, qualcuno, qualcosa comunque con cui condividere, certo, idee che abbiamo magari in comune rispetto alla musica, ecco, e, okay, e riuscire magari a produrre qualcuno, quello è il desiderio principale, okay, diciamo. E pensi che sia un obiettivo che appunto raggiungerai comunque aumentando e accrescendo, penso, l'esperienza, per poi magari usare questa tua esperienza per creare anche musica per altri, perché comunque, certo, non è semplice, penso, immagino, produrre anche tipologie o gusti diversi, certo, per altre, no, persone. No, no, non è semplice, okay, però sì, l'idea di base rimane quella. Ottimo. Insomma, fare di tutto per, di tutto. Okay. per arrivare lì, per arrivare, insomma, okay, sì, sì, arrivare lì a produrre, insomma, certo, ad avere un ambiente in cui riesci a lavorare, okay, a invitare persone. Ecco, per te la parte sociale, idee, all'interno appunto di quello dell'ambiente clubbing, quanto è importante e quanto è subentrata col passare del tempo nella tua vita? Quindi parte sociale, club... Sì, cioè, nel senso, poi devi fare rete, nel senso... E comunque sei in un ambiente in cui tante persone poi, insomma, ci si trova, ecco. Quindi è anche bello, okay, nel senso, è molto importante. E la compagnia appunto che hai ad oggi rispetto appunto a quando ti è nata la passione è sempre la stessa? Si è amplificata appunto grazie a queste conoscenze? Certo, si è ampliata, assolutamente. Okay. Si è ampliata. Non sono magari partito con certe persone, okay, e poi ora sono con tutte altre. Però ecco, poi non è che ti molli. Ti molli. Comunque ognuno c'ha il suo percorso, decide di fare quello piuttosto che quell'altro, però insomma si rimane sempre, certo, in contatto, ecco. Però sì, ormai è già qualche anno, sì, qualcheduno la fa altro. Qualcuno si perde per strada, esatto, certo. Ok, perfetto, esatto. Ti ringrazio, spero, grazie, appunto, che tu sia stato, grazie, bene qui a One Hour, sì, e quando, sì, vuoi passare, sì, siamo qua. Grazie, grazie mille. Grazie mille.